Ciao, benvenuti alla Stark Industries. Sono Ken, l'assistente di Tony Stark. Venite qui, cacciatori di mostri! Scusate, mi hanno spaventato. Il Dottor Doom ha usato un occhio magico per trasformare se stesso e i suoi amici malvagi in mostri. Quindi il mio capo, Tony Stark, ha collaborato con il Dottor Strange per creare una nuova linea di armature Max Strike Monster Hunter per gli Avengers usando sia la tecnologia che la magia. Ecco perché ho studiato 100 mostri per aiutare Iron Man. E oggi vedremo i miei 10 mostri acquatici preferiti. Ops, quella è la mia cronologia personale. Ecco qua. Iniziamo a immergerci con Jeff lo squalo di terra. È un adorabile mostriciattolo sia in mare che a terra. Ma se volete un mostro acquatico e terrestre extra large, vi consiglio Giganto, la balena con i piedi. Non mi convince, ma scendiamo un po' di più nelle profondità oscure. Sia il mostro della Laguna Nera che Monstrom sono alieni le cui navi si sono incagliate in una palude che è diventata la loro casa. Ma non ci impantaniamo, immergiamoci ancora di più nell'oceano, con il Piranha, un cattivo che vive nell'acqua e ha un gran bel morso. C'è poi Echidna, che protegge la profondità con la sua minacciosa muscolatura da sirena, e l'enorme Titan di Atlantide, che voleva conquistare la Terra. Per non parlare delle nostre creature marine, che se premo questo tasto potete vedere. Ecco, come mostro, l'enorme polpo radioattivo, o Titano, il gigante crostaceo. È proprio una testa dura, ma il mio mostro acquatico terrestre o paludoso preferito è Manfibian, metà anfibio e metà uomo. Tutto divertimento! E questi sono i miei 10 mostri acquatici preferiti. A quanti di voi sono piaciuti? E non è finita qua! Alla prossima!